roba, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, questo in 3 giorni ha battuto 3 top 5, di cui 2 sono Nadal e Djokovic. Sì, ok. Non sono nelle condizioni migliori. Perché? Perché Nadal rientrava dall'infortunio, ma è pur sempre Nadal. Djokovic ha giocato poco rispetto a tutti gli altri in questo 2022, ma è sempre Djokovic ed è il numero uno al mondo. Quante volte in passato anche abbiamo visto giocatori che hanno comunque che si sono scontrati con questi campioni non al meglio e però non hanno nemmeno sfruttato l'occasione, non sono riusciti a batterli. Quindi, cioè, tutti gli altri discorsi stanno a zero. Questo ha battuto in 3 giorni Nadal, Djokovic e poi Zverev, che in confronto a Nadal e Djokovic possiamo dire che è quasi nulla in termini di palmarès e di tante altre cose. Però, finalista dell'anno scorso, vincitore dell'anno scorso, scusate, e che ha vinto 2 volte il torneo di Madrid, quest'anno riarriva in finale e batte anche lui. Cioè, sì, poi qualcuno potrebbe pensare, ok, l'attenuante per Zverev, ha dormito di meno, gli orari di Madrid, ok, bel torneo, però si poteva fare meglio, santo Dio. Cioè, questo è arrivato ieri sera un altro po', finiva di giocare la semifinale all'alba, veramente, cioè, non lo so, però vabbè, ovviamente ho esagerato, però insomma, cosa vuoi dire ad Alcaraz, cosa vuoi dire? Anche se Zverev avesse dormito, lo avrebbe battuto uguale, perché Alcaraz è veramente on fire. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ieri non ho potuto parlare di Djokovic contro Alcaraz perché non c'ero, ma cosa vogliamo dire? Qua 3 ore e 40 di match, una battaglia assurda, e nonostante questa battaglia, oggi reset e si va a prendere il secondo Master 1000 della stagione Alcaraz a 19 anni. Tutto bene, tutto ok. Cioè, ieri batte Djokovic, battaglia clamorosa, partita positiva anche per Djokovic. Perché? Perché comunque capisce di poter reggere match così lunghi, quindi sicuramente sarà soddisfatto. Lui, che ripeto, ha giocato poco, come sappiamo tutti, però colpisce la naturalezza, almeno apparente, con la quale Alcaraz poi, cioè, compie queste imprese. Cioè, lui esulta, sì, ok. Cioè, è talmente convinto, talmente preso dalla situazione, talmente concentrato, ha una fiducia nei propri mezzi veramente assurda, enorme Alcaraz, che fa sembrare facili, come se stesse facendo, come se fosse veramente un veterano, cose che in realtà hanno dell'incredibile. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi oggi che succede? 6-3, 6-1 ad Alexander Zverev. In un'ora, praticamente, poco più, un'ora e 4 minuti per la precisione di gioco, ma demolito letteralmente Zverev, ma senza se e senza ma, cioè sovrastato dai colpi di Alcaraz, dalla varietà di gioco di Alcaraz. Zverev che poi continuava a scuotere la testa, soprattutto nel secondo set, poi quel game con doppi falli, smash sbagliato, errore a rete, eccetera, eccetera. Ma Alcaraz veramente è anche cinico, perché quelle volte che ha la possibilità di fregarti, di accelerarti in faccia, di schiantarti praticamente, lo fa immediatamente e con una facilità. Cambi di direzione, cambi di velocità e quindi accelerazioni, di tocco. Ma una roba assurda. Cioè, ha giocato una palla corta poi nel secondo set con una naturalezza disarmante per gli avversari. Disarmante. Cioè, questo a quest'età ha una varietà di gioco, ha una consapevolezza nei propri mezzi, una fiducia in se stesso. Anche qualche giorno fa aveva detto comunque determinate parole su questo torneo, cioè io voglio arrivare fino in fondo, e lo ha vinto il torneo. Cioè, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Poi ripeto, batte 3 top 10 di cui Djokovic e Nadal in 3 giorni, e scusate, 3 top 5 di cui Djokovic e Nadal in 3 giorni, e colui che ha vinto l'anno scorso. Ma veramente stiamo facendo? Cioè, se l'obiettivo era entrare
entrare in top 20, come tutti hanno detto fino ad ora, cioè adesso è top 6 al mondo, numero 6 al mondo, se non mi sono perso qualche cosa, dovrebbe essere il numero 6 al mondo, ma veramente poco importa, secondo Master 1000, ha vinto anche a Barcellona, questo veramente, cioè adesso c'è Roma. Oddio, sulla carta potrebbe anche essere difficile vincere Roma dopo aver vinto Madrid, ma potrebbe essere dall'altro lato anche semplice, tra virgolette, perché? Perché ora, sulle ali dell'entusiasmo, questo veramente potrebbe distruggere tutti e qualsiasi cosa, anche se ovviamente sempre su terra rossa, ma cambiano le condizioni perché a Madrid eravamo in altura, quindi cambia anche. Cambiano le condizioni, la velocità, eccetera, eccetera. Però qua può succedere veramente di tutto. E poi ci sarà il Roland Garros, cioè, vabbè, vediamo semplicemente, sediamoci sul divano e godiamoci questo ragazzo. Perché è un fenomeno questo, è un fenomeno. Al di là che sia spagnolo, che sia italiano, che sia del Burundi, che sia delle isole Comore, non lo so, come, quello che volete, è un fenomeno. È un fenomeno. Poi, tra l'altro, commenti sul web, gente che dice, ok, si mette a fare sempre i paragoni, questo paragone, questo chiodo fisso con Sinner, con Musetti. Ma allora, tutti gli altri campioni anche, coloro che comunque hanno vinto dei tornei importanti in carriera, ma si sono trovati a competere con gente come Djokovic, Nadal e Federer. Ma cosa dovrebbero dire? Cioè, si sarebbero dovuti sparare in testa tutti? Sparare in testa? Paragoni, cose, eccetera, eccetera. Cioè, sono cose separate. Sinner ha il suo percorso, Musetti ha il suo percorso, il numero 280 al mondo ha il suo percorso, Alcaraz ha il suo percorso, eccetera, eccetera. Poi, nel momento in cui si vanno a scontrare, si possono fare i paragoni del caso. Ma non necessariamente ogni volta che si parla di Alcaraz, questo paragone con Sinner, Sinner non è all'altezza, eccetera, eccetera. Sinner, ho visto anche commenti, Sinner in confronto è una pippa, eccetera. Ma sono persone, sono giocatori diversi, cavolo. Godiamoci Alcaraz e godiamoci Sinner. Non scordiamoci che questi italiani ci stanno facendo godere dopo anni in cui c'è stato praticamente il nulla o quasi. Cioè, stiamo raggiungendo risultati con questi italiani che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili. Quindi, almeno sotto questo punto di vista, accontentiamoci. Poi, se esce uno come Alcaraz, cioè, ma che colpa ce ne ha Sinner? Che colpa ce... Cioè, godiamoci il tennis, cavolo, no? Sempre con sto chiodo fisso di fare questi paragoni di merda, scusatemi la parola, che ci possono anche stare in alcuni momenti, ma quando si esagera, il troppo stroppia, come si dice. Quindi, scusate questo anche tra virgolette sfogo, però vabbè. E, cioè, sul match fra Alcaraz e Zverev non è ci sia da dire molto. Letteralmente asfaltato. Qualche dato forse, e lo vado a leggere: 89 punti, 89%, scusate, di punti vinti sulla prima di servizio di Alcaraz, per Alcaraz. 73% a 25 punti vinti sulla seconda. Cioè. Già questi numeri dici ok. Poi il numero dei vincenti credo sia a quota comunque non molti di più da parte di Alcaraz nei confronti di Zverev, ma questo perché? Perché Zverev molto spesso ha fatto tutto da solo, cioè era veramente confuso in determinate situazioni e ha sbagliato tanto anche lui, infatti 25 errori non forzati, però mamma mia, nel complesso veramente asfaltato, ci ha messo tanto del suo Zverev, ma Alcaraz quelle poche volte che poteva far male, poche volte perché? Perché Zverev appunto ha sbagliato tanto, ma quelle volte in cui doveva accelerare e doveva far male, lo ha fatto e lo ha fatto in maniera spietata, cinica e come si deve fare, insomma. Non lasciare una minima speranza all'avversario. E lo ha fatto, ripeto, con una convinzione nei propri mezzi, una naturalezza disarmanti. Quindi, mamma mia, grande, grande Carlos Alcaraz. Cioè, ripeto, poi Alcaraz, il più giovane a vincere a Madrid, innanzitutto, superando anche di 4 mesi Rafa Nadal, il primo a battere Djokovic e Nadal nello stesso torneo e sulla terra. Sconfigge quindi, come abbiamo già detto, nello stesso torneo, 3 dei primi 5 al mondo. Sale al numero 6 al mondo e non è finita qua. Cioè,
Cosa aggiungere di più? Ditemi voi, aggiungete voi un aggettivo o qualche cosa perché io non so cos'altro dire se non magnifico, fantastico, quello che sta facendo. Per quanto riguarda gli altri risultati, vabbè, allora oggi c'è stata la finale anche del doppio vinto da Koloff e Skupski in finale contro Cabal e Fara. Poi, ieri, tornando al fatto di Zverev, il sonno e il match, eccetera, eccetera. C'è stata la finale di doppio femminile vinta da Dabrowski e Olmos. C'è stata la finale femminile con la prima araba a vincere un WTA Master 1000. Un WTA 1000, scusate, vabbè, quello insomma. 2-7-1, Ons Jabeur, tunisina, batte Jessica Pegula. Due che meritano comunque questa finale alla fine. Prevale la tunisina dopo aver perso un secondo set 6-0 ed aver vinto il terzo 6-2. Primo set 7-5 a favore della tunisina. Ma ripeto, la Jabeur è una delle poche giocatrici più che variano quantomeno il proprio gioco. E quindi sono veramente contento per lei. Poi per un popolo, quello arabo, prima a vincere il WTA 1000, immagino l'emozione che abbia adesso dentro comunque ancora. Ad un giorno di distanza, insomma, questa ragazza che alla vigilia del torneo era numero 10, credo, scali delle posizioni, non ho visto il ranking, sinceramente, lo farò presto. Quindi, complimenti, complimenti anche a lei. E quindi, praticamente, cosa è successo? Poi, le semifinali, scusate, sì, del doppio maschile e. Il match di Zverev che è iniziato praticamente alle 23:15 ora italiana. Quindi poi è durato 2 ore praticamente. Dorme poco che sì, però vabbè, ripeto, Alcaraz comunque avrebbe vinto. E quindi ancora complimenti. E è iniziato l'ATP di Roma. Per quanto riguarda le qualificazioni maschili, solo Zeppieri va avanti al secondo turno. E poi cosa succede? Che batte Maxim Cressi e va, cioè, in un Pietrangeli veramente stracolmo e a festa. Boato pazzesco, Giulio Zeppieri va, giunge, insomma, arriva, entra, dite come cavolo volete, nel main draw dell'ATP Master 1000 di Roma. Quindi il suo credo lo abbia fatto e alla grande, perché comunque già superare le qualificazioni è una cosa non da poco. Zeppieri che ha battuto Molchan ieri numero 47 al mondo e ha battuto poi Maxim Cressi. Zeppieri numero 229 alla vigilia, insomma, di questa settimana, insomma, lunedì scorso quando sono state stilate le classifiche aggiornate a questa settimana. Poi tutti gli altri italiani si fermano, però comunque abbiamo visto anche delle buone prestazioni, eccetera, cose prevedibili. Per quanto riguarda, le ragazze. Tutte le italiane si sono fermate al primo turno di qualificazione e anche qui ci sta tutte con potenziale molto inferiore rispetto alle loro rispettive avversarie e ci sta tutto. È iniziato oggi il main draw, quindi oltre alla vittoria, oltre ai fari puntati su Zeppieri, abbiamo avuto anche i primi 4 match di main draw maschile. Krajinovic batte Tiafoe 2-7-0. Poi abbiamo avuto Karatsev che ha battuto Lloyd Harris, quindi almeno al primo turno l'ho superato questa volta Karatsev. E abbiamo avuto Cilic contro Arnaldi. 5 game fatti da Arnaldi, non male, non male. Prima uscita contro un vincitore slam, che non è più al suo top, però è pur numero, è sempre numero 24 al mondo. 6-1-6-4, quindi. Buona figura anche assolutamente per Arnaldi che, cioè, già essere al via di un Master 1000 a Roma poi, insomma. E poi Passaro che perde contro Garin, numero 39 al mondo, 6-3-6-2. Ci può stare anche questo, anche qui, 5 game fatti, ma risultati assolutamente prevedibili e speriamo che crescano bene, insomma, questi ragazzi, questi giocatori. Domani ovviamente ci saranno molte più partite. Anche a livello femminile, tante partite, a livello maschile ovviamente altrettanto, e inizia veramente il main draw dell'ATP e del WTA 1000
di Roma, quindi iniziano anche i doppi, ovviamente, e tutto quello che ne consegue. Quindi grazie per avermi seguito fino a qui nel video. Se è rimasto qualcuno, ve ne sono grato. Ancora, grande Carlos Alcaraz, forza azzurri sempre e dagli sotto con Roma. Anche se ovviamente non ci saranno Berrettini e non ci sarà Musetti, come sappiamo, per infortunio. E iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte a tutti e al prossimo video.